Buonasera, oggi sono qui per parlarvi di questo libro che ho appena finito di leggere, anzi di rileggere, l'avevo letto tempo fa ma evidentemente non l'avevo letto bene. La storia, questo libro è scritto nel 2014 da Amos Oz, la storia è abbastanza semplice, non succedono tante cose in questo libro. Parla di uno studente universitario che si stufa, è abbastanza avanti negli studi, sta facendo una ricerca sulla come Gesù è visto dagli ebrei, con un professore anche ha delle buone speranze, però si stufa, la causa, il fattore scatenante è stato il fatto che la sua ragazza l'ha lasciato per sposarsi con un altro, con un loro amico, e lui perde un pochettino di interesse e decide di abbandonare l'università. Trova nella bacheca dell'università un avviso dove si cercava qualcuno che era disponibile a fare compagnia ad una persona, ad un anziano, non disabile, ad un anziano, per chiacchierare con lui, per fare compagnia, 4-5 ore al giorno, nel pomeriggio, e gli offrivano per questo lavoro l'alloggio in questa casa di Gerusalemme e un modesto stipendio. E allora questo ragazzo accetta, e quindi il libro parla delle sue attività. Cosa deve fare? Lui deve parlare con un professore di storia in pensione, un certo Wald, se non ricordo male il nome, Wald, e passare con lui un po' di tempo. Questo signore cammina con le stampelle, praticamente passa tutta la sua giornata nella sua stanza dove ha dei libri, i suoi libri, e passa il suo tempo leggendo, discutendo con questo ragazzo e telefonando ai suoi amici praticamente in totale solitudine. Nella casa abita anche la figlia di un certo Abravanel, morto da una decina d'anni, che ha sposato il figlio di questo signore, il figlio che è morto in un incidente, in guerra, in un incidente di guerra, ucciso dagli arabi. Gli anni nei quali è ambientato questo romanzo sono gli anni 59-60, quindi poco più di una decina d'anni dalla formazione dello Stato di Israele. E tutto qua la storia, ci sono alcune schermaglie, diciamo così, di carattere amoroso fra questo ragazzo e la ragazza che vive in casa, che poi non è una ragazza, è una signora giovane, ma insomma è di almeno una quindicina d'anni più di lui. Ma tutta la parte più interessante sono le discussioni tra questo anziano signore, tra il ragazzo e il ricordo, diciamo, il parlare di questo Abravanel, che aveva una posizione ai tempi della fondazione dello Stato di Israele molto chiara. Lui era contrario alla fondazione dello Stato di Israele, era favorevole ad una terra dove potessero vivere in pace sia arabi che ebrei, sia musulmani che ebrei, quindi non a formare stati chiusi con tutte le loro inferriate alle finestre, per usare la metafora presente anche sul libro, ma insomma una situazione di pace, era contrario. Ed era una posizione totalmente isolata rispetto a quella di Ben Gurion, che poi quando si svolge il libro è ancora al potere, e naturalmente anche diversa da quella di Wald, del cosuocero, che insomma anche lui pensava alla necessità di una fondazione dello Stato, e quindi con tutto quello che ne è conseguito, la guerra, eccetera, eccetera. Il concetto, perché si chiama Giuda questo libro? Perché parla in qualche modo del tradimento. Questo Abravanel è stato considerato un traditore. A un certo punto lui si è dimesso dall'agenzia ebraica, dai suoi ruoli, anzi è stato fatto dimettere, perché era in totale opposizione. Lui era amico di moltissimi arabi, conosceva l'arabo, quindi frequentava sia ebrei che arabi, e quindi faceva di tutto per cercare di portare avanti la sua posizione isolata.
e questa è la sua, diciamo, stato chiamato appunto traditore per questa sua idea, e la sua posizione nel tempo è stata quella. Una volta che si è dimesso dall'agenzia ebraica, è stato fatto dimettere, lui ha vissuto in totale solitudine in questa casa insieme, no, agli altri. Però dalla morte del figlio di Valdo, il signor Valdo, poi non si sono più parlati fra di loro, se non buonasera, buongiorno, apri quella finestra, o cose di questo genere. Quindi non c'è stato più dialogo, e lui è morto dopo aver passato un po' di anni in assoluta solitudine. Non ha lasciato nulla di scritto, tutti i suoi scritti li cancellava, li strappava, li faceva sparire, e così. Ora, questo concetto del traditore applicato a questo Abravanel si applica anche alla figura di Giuda, perché il nostro studente o ex studente continua a interessarsi a Gesù visto dagli ebrei, e alla figura anche di Giuda, che secondo un'interpretazione che probabilmente è quella che segue anche questo studente, non era un traditore, ma era lo strumento che è servito per realizzare quello che è stato realizzato per il cristianesimo. Cioè, non c'era lui, non veniva tradito Gesù, non veniva ucciso e non c'era naturalmente tutto il resto. Ecco, c'è tutta una serie di argomentazioni di carattere teologico, storico-filosofico, insomma, su Giuda, su Gesù Cristo, sugli ebrei. È un libro molto, molto colto, molto bello, no? Che però fa capire molto bene, diciamo, questa diatriba sul concetto di tradimento. Amos Oz, come al solito, disegna molto, ma molto bene i vari personaggi, Vald, il ragazzo, e la ragazza, la moglie del figlio ucciso, che occupano, diciamo, il grosso del libro. Ecco, non succede una cosa strana, praticamente tutto il romanzo si svolge in questa casa di Gerusalemme e in alcune, come dire, ambientazioni esterne, sempre a Gerusalemme, perché questi due, non Valde, ma la ragazza e la signora, la giovane signora, qualche volta escono, vanno in qualche ristorante, insomma, si svolge tutto lì, però è denso di significati, è molto bello da leggere, un libro di circa 300 e qualcosa pagine, della Feltrinelli, eccolo qua, Amos Oz, Giuda, ve lo consiglio vivamente, molto molto bello. Buona lettura.